Allora, il tema di questo incontro, come è stato anticipato, è il linguaggio. Io mi sono assunto un po' il ruolo di fare da moderatore, di introdurre, un po' perché sono, se non del tutto vittoriese, parzialmente vittoriese, quindi faccio un po' gli onori di casa. E poi, essendo un filosofo del linguaggio, come si sa, filosofi possono fare tutto e quindi possono fare anche i moderatori. Allora, introduco un po' con alcune considerazioni. L'incontro sarà organizzato così. Ognuno dei partecipanti avrà 8-10 minuti per dire la sua rispetto alle sue esperienze, alle sue competenze, alla professione che esercita, diciamo così. E poi cercheremo di interagire. Sulla base di quello che viene detto, nessuno di noi sa quello che l'altro dirà e quindi improvviseremo sulla base del dialogo che si instaurerà. Eventualmente, se alcune cose restano in ombra, cercherò io di sollecitare o di portare a sottolineare cose che mi sono sembrate interessanti. Allora, c'è un bellissimo testo, ma molto complesso, troppo complesso per me, non so chi l'ha scritto, che introduce questo incontro sulla lingua come virus. In questo periodo non mi piace parlare di virus, quindi lascio da parte questa metafora. Passo invece, partirei da un'affermazione che è stata ripetuta da molti filosofi del linguaggio e in particolare da un filosofo che si chiama Merleau-Ponty, che ha scritto delle cose molto belle sulla lingua. Ecco. Allora, Merleau-Ponty fa un'osservazione molto semplice da un certo punto di vista, però che può fare da filo conduttore al nostro incontro. Dice che la caratteristica fondamentale della lingua è che si fa dimenticare. È una banalità da un certo punto di vista. Mentre adesso io vi sto parlando, voi non fate attenzione al mio linguaggio. Fate attenzione a quello che io vi dico. Dico, ah, ma è noioso, è interessante, quando arriva il punto, eccetera, eccetera. Se io faccio magari un errore di sintassi, se comincio un po' a balbettare, se vi rendete conto che magari ho un intercalare, ogni due parole dico fondamentalmente come succede, la vostra attenzione passa da quello che vi dico alla lingua. Ecco, di solito come si ama dire, l'attenzione sulla lingua viene attratta quando la lingua non funziona, così come l'attenzione alla vostra automobile, sulla vostra automobile viene attratta quando non funziona. Se prendete l'automobile per fare una bella passeggiata, pensate a dove andate, al paesaggio, poi sentite il motore che comincia a fare puff 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 e scoprite che l'auto ha un motore. Sto parafrasando alcuni paragrafi di Essere e Tempo di Heidegger, dicendo queste cose. Lui parla del martello, vi accorgete del martello mentre volete appendere un chiodo alla parete, siete interessati a dove mettere il quadro, a tutte queste cose, poi vedete che il martello non è adatto e la vostra attenzione va sul martello. Allora, noi ci accorgiamo del linguaggio quando il linguaggio non funziona, però questo diciamo è a un estremo della nostra attenzione per il linguaggio. All'altro estremo, l'attenzione per il linguaggio invece diventa tematica, cioè noi cominciamo a interessarci del linguaggio quando facciamo certe cose, facciamo certe professioni, quando per così dire il linguaggio diventa il centro della nostra attenzione. Ecco, qui per esempio abbiamo le persone che vi parleranno adesso, che parleranno adesso, per così dire, fanno del linguaggio, usando la parola in senso forte e nobile, la loro professione. Dico in senso forte e nobile perché chissà perché i filosofi non amano parlare della filosofia come di una professione, gli sembra una cosa che toglie nobiltà al loro lavoro, ma in realtà la filosofia è una professione. O meglio, è una delle tante cose che proviamo a fare per avere uno stipendio alla fine del mese, poi se lo facciamo bene, meglio. Allora, appunto, la poesia è un modo per mettere il linguaggio
al centro. Anche lo psicanalista, o lo neuro, per così dire, nel dialogo, nel sentire, è il terreno e l'orizzonte entro cui, per così dire, inizia un rapporto, il critico letterario, eccetera, eccetera. Quindi, per così dire, possiamo, se il linguaggio funziona, non ci accorgiamo del linguaggio, ce ne accorgiamo quando non funziona, oppure possiamo fare del tema del linguaggio la nostra, per così dire, professione. E quindi qui abbiamo, nel senso nobile, ripeto, della parola, dei professionisti del linguaggio. Magari il filosofo del linguaggio è quello che vi dice semplicemente che ci sono dei professionisti del linguaggio, anche se dopo può studiare la semantica, cioè le teorie del significato, eccetera, eccetera. Aggiungo una cosa e poi cominciamo il giro. Io ho continuato a parlare di linguaggio e tutti voi mi avete seguito, ovviamente, ma non è facilissimo stabilire che cos'è il linguaggio. Beh, intanto non esiste il linguaggio, esistono le lingue. Voi non parlate il linguaggio in astratto o in generale, parlate l'italiano, parlate il francese. Ecco, quindi, ma in molti manuali di filosofia del linguaggio si comincia a dire ci sono le lingue e parliamo del linguaggio come quella capacità che si esercita usando le singole lingue. Quindi non solo non esiste il linguaggio in senso astratto, ma esistono le lingue. Un famoso filosofo del linguaggio del Novecento, a cui ho dedicato anche qualche lavoro, qualche traduzione, Davidson, termina un suo famoso saggio del 1896, era un filosofo del linguaggio, dicendo: beh, la conclusione è che non esiste il linguaggio. almeno se per linguaggio si intende quella strana cosa che studiano i linguisti e i filosofi del linguaggio. Questo linguaggio non esiste. Questo è un aspetto. Il secondo è che noi usiamo la parola linguaggio, come spesso facciamo con tutte le parole, tirandola da tutti i lati. Allora parliamo del linguaggio dell'arte, parliamo del linguaggio dei segni, parliamo del linguaggio della politica, parliamo del linguaggio della musica, eccetera, eccetera. Anche le montagne hanno il loro linguaggio, anche le pietre hanno il loro linguaggio, eccetera, eccetera. E quindi ogni volta che si parla di linguaggio ci troviamo, per così dire, a operare questi continui slittamenti semantici sul significato della parola. E d'altra parte, anche se ci limitiamo ai linguaggi verbali, è difficile dire dove inizia il linguaggio e dove termina. Adesso io vi sto parlando, i gesti che io vi faccio mentre parlo fanno parte o no del linguaggio? La postura che io assumo nel momento in cui vi parlo fanno parte del linguaggio? Parlare a qualcuno guardandolo negli occhi o cercando di sfuggire il suo sguardo fa parte del linguaggio? Allora qui abbiamo, vedete, di nuovo uno slittamento dal linguaggio, come direbbero i linguisti o i filosofi del linguaggio, come oggetto astratto, per cui noi cerchiamo un lessico, cioè un vocabolario, delle regole sintattiche, semantiche o pragmatiche, come magari oggi si ama più fare, al linguaggio come complesso evento comunicativo. Allora, se noi studiamo il linguaggio a partire dalle regole, questa è una cosa, dalle regole sintattiche, eccetera, eccetera. Se partiamo dal linguaggio come evento comunicativo, ecco che si amplia la nostra parola si amplia e assume su di sé connotazioni, aspetti, per cui linguaggio in qualche modo, e qui è un altro rischio, rischia di espandersi così tanto da diventare quasi sinonimo di relazioni interpersonali. Ma come sempre è pericoloso restringere troppo un concetto, ma è anche pericoloso allargarlo troppo, perché un concetto al mercato ci sono quelle persone che vendono gli strumenti per la casa con cui si fanno migliaia di cose.
se vi è capitato di cadere nella trappola di comprarli, dopo un po' capite che magari le fanno tutte ma male, quindi è meglio avere qualche strumento determinato per pelare, uno per pelare le patate, l'altro per togliere dalle zucchine che volete fare al forno l'interno, perché troppe funzioni, troppe cose rischiano di non farne bene nessuna. Ecco, la filosofia è un po' esagerato nei decenni scorsi, cioè ha dato alla parola linguaggio una valenza così forte che tutto è diventato linguaggio. Ma se tutto è linguaggio, in fondo che ce ne frega? Niente è linguaggio. Se tutto è linguaggio, allora dobbiamo cominciare a reintrodurre delle distinzioni, quindi diventa poco significativo, almeno io così la penso. Tanto è vero che la filosofia del linguaggio fino a poco tempo fa aveva delle pretese imperialiste e adesso invece è diventata più modesta. Allora, queste cose solo così per buttare lì alcuni temi di discussione. Prima ci siamo messi d'accordo con un certo ordine degli interventi, ma insomma l'ordine potrebbe essere anche intercambiabile, quindi darei per primo la parola come d'accordo al professor Marrone. Grazie della parola e grazie al fatto di aver già detto tutto, quindi sostanzialmente ha alleggerito moltissimo il nostro ruolo, sicuramente il mio. Anch'io per esempio non vorrei discutere la questione del virus, magari lo facciamo in un secondo momento. Forse però qualcosa potremmo dire della meraviglia, o per meglio dire della relazione tra la lingua. Anch'io preferisco usare il termine lingua piuttosto che il termine linguaggio per i motivi che ha detto Luigi prima, cioè del fatto che il termine linguaggio è terribilmente ambiguo, il termine lingua invece è un po' più semplice. Cosa significa dunque, cosa può significare lingua e meraviglia? Riflettendoci un po' tante cose diverse, per esempio la meraviglia è una parola, ci sono delle altre parole più o meno sinonime per come stupore, per esempio. Ieri si discuteva in un altro incontro che lo stupore è legato alla stupidità, eccetera. Potremmo fare un discorso etimologico, un discorso sui significati del termine, sul modo in cui traducendolo in altre lingue cambia anche il significato, pensate alle tonnement francese, eccetera. Oppure, come immagino faranno dopo di me alcune delle persone che interverranno, potremmo parlare del fatto che la lingua in qualche modo è forse uno dei principali strumenti che suscita meraviglia, serve a generare meraviglia negli altri, per esempio la poesia, la canzone, eccetera. Ora, io invece vorrei provare a fare un lavoro forse un po' più, stavo dicendo difficile, diciamo un po' meno evidente, ossia il fatto che, un po' ricollegandomi a quella frase di Merleau-Ponty che diceva Luigi prima, la lingua di per sé è, per struttura o per essenza, se vogliamo usare questo termine, per struttura preferirei, è qualcosa che suscita meraviglia, che è veramente un organismo, una macchina se preferite, meravigliosa, nel senso che suscita sempre abbastanza stupore quando si passa dal senso comune, cioè dal quello che tutti noi generalmente pensiamo quando pensiamo alle lingue, a uno studio leggermente più rigoroso e più preciso. Ma basterebbero fare alcuni esempi, come spero di fare, per cercare di spiegare questo concetto. Cioè, innanzitutto la meraviglia. La meraviglia, come sapete tutti, è un episodio che sta più o meno alla fine. Qualcosa che mi arriva, mi sorprende improvvisamente rispetto a qualcosa che succede prima. E poi però la meraviglia suscita anche delle resistenze, per esempio non è possibile, è troppo assurdo per essere vero. Allora, la lingua è così, la lingua suscita continue resistenze da parte del senso comune. Per esempio, la cosa fondamentale io credo che sia oggi il problema delle parole. Oggi c'è una grande preoccupazione sulla questione delle parole, sono usciti dei libri negli ultimi anni anche molto belli di giuristi, di critici letterari, di scrittori, eccetera, su questo problema delle parole che si stanno usurando, sul fatto che ci sono tante immagini e tante tecnologie, insomma cioè, questo problema sembra che crei tanta ansia. Ora, io suggerirei che potremmo forse anche un po' rilassarci, sia perché le lingue non si usurano, semmai cambiano, quindi
da questo punto di vista potremmo stare tranquilli, ma poi soprattutto forse, e arrivo al punto, siamo ancora in attesa di Copernico, del Copernico della linguistica. Tante persone, antilinguisti, hanno detto di essere i Copernico della linguistica, ma in realtà nessuno ha ancora, sino in fondo, è riuscito a rompere il mito dell'origine del linguaggio che sta nella Genesi. Esattamente come Copernico era riuscito, con qualche fatica, e qualcun altro dopo di lui, di rompere l'idea del rapporto tra sole e terra che stava nella Bibbia. Qual è il mito dell'origine del linguaggio che sta nella Genesi? Ve lo ricordate? È Adamo che dà il nome alle cose, agli animali per esempio. Dio gli dice: guarda, pensaci tu, occupati di questo problema, dai un po' di nomi alle cose. E passano davanti a lui vari animali e lui decide: tu ti chiamerai leone, tu ti chiamerai giraffa e quant'altro. Poi i filosofi appunto hanno discusso a lungo su questo problema della nominazione, ma questo non mi interessa, se faceva bene, faceva male, sbagliava e quant'altro. Se quella era la lingua edenica, cioè la lingua originaria, oppure se tutto, come mai a un certo punto da una lingua se ne inventano tante altre, perché noi parliamo di lingua, ma ovviamente anche lì non va benissimo, perché le lingue sono sempre plurali per definizione, è cosa che genera qualche problema. Allora, Adamo dà il nome alle cose, questo atto di denominazione a lungo e ancora oggi lo si pensa come atto di origine del linguaggio. Cioè, si pensa che il linguaggio sia un insieme di etichette, di nomi, che si danno a degli oggetti. Ecco, tutta la linguistica, la filosofia del linguaggio, da oramai più di 100 anni, ha dimostrato che non è così, assolutamente. Se io posso dare in qualche modo dei nomi alle cose, devo prima possedere una capacità di linguaggio. Detto in termini molto semplici, dobbiamo liberarci, e facciamo una enorme fatica e ci sono enormi resistenze in questo, e mi piacerebbe che se ne discutesse, se ne abbiamo voglia, del mito della parola. Per meglio dire, le lingue non sono fatte di parole. Tutti noi crediamo che sia così, ma non è così. Le lingue sono fatte di forme, sono fatte di strutture, le parole sono entità costruite da parti più piccole, ma soprattutto stanno in parti più grandi. Non esistono nomi, non esistono aggettivi, non esistono verbi. Queste cose qui sono tutti effetti di sintassi. Se io dico è, voi direte: ma c'è l'accento o non c'è l'accento? No, anche lì, ecco, un altro grande mito, la scrittura. La scrittura viene dopo. Quando io dico è, non c'è l'accento e non c'è la mancanza di accento, c'è la è. Ma sto dicendo la casa è la strada o sto dicendo la casa è la mia strada? Cioè, sto usando è come congiunzione, come verbo, è soltanto la frase che me lo può dire. E di questi esempi ne posso fare migliaia, direi tutti. Cioè, anche lì ci hanno insegnato a scuola, almeno me, e temo che sia un'opinione abbastanza diffusa, che ci sono le parole e poi ci sono i contesti, cioè le frasi. Non è vero. Non ci sono le parole, ci sono direttamente le frasi, ci sono direttamente i discorsi. Siamo poi noi che isoliamo, stacchiamo le varie parti e inventiamo le parole. Le parole, come sapete tutti, sono il risultato di due questioni. La prima è l'invenzione della scrittura. Noi siamo portati a proiettare sulla lingua quella che è l'abitudine della scrittura, cioè il fatto che ogni tanto mettiamo degli spazi bianchi tra appunto quella che chiamiamo una parola e l'altra. Quando parliamo non ci sono gli spazi bianchi, ci sono delle pause, delle inflessioni, dei ritmi, degli accenti e così via, ma non ci sono. L'altra sono i dizionari. I dizionari, basta aprirne uno, innanzitutto i dizionari sono stati inventati per un motivo, sono uno strumento che serve e sono stati inventati per un motivo preciso. Per aiutare i traduttori. Prima non esistevano i dizionari sono stati inventati per questo. In secondo luogo, quando trovate i dizionari, scoprite, quando basta aprirne uno, anche monolingue, scoprite quello che è la cosiddetta acqua calda, cioè il fatto che le parole non esistono. Tant'è che tutti i dizionari, quando trovate, cercate disperatamente il significato, per esempio, di un termine, ne trovate troppi. Cioè trovate colonne e colonne che tentano disperatamente di definire delle parole che prima di aprire il dizionario voi credevate di conoscerne il significato. Appena l'aprite improvvisamente vi perdete. Casa, cane, queste sono le prime parole che vengono in mente. Sì, tutti sappiamo cosa significa. Aprite un dizionario e vi mette in crisi. Perché?
perché non esiste casa, non esiste cane, esistono quelli che noi banalmente chiamiamo esempi, cioè le frasi dove ricorrono questi temi. Allora, io credo che uno dei primi problemi e dei primi motivi per cui la lingua suscita meraviglia è proprio questo: la lingua non è fatta di parole, la lingua non è fatta di cose, non è fatta di sostanze. Anche lì noi facciamo fatica a parlare, io in questo momento sto facendo fatica a parlare, voi fate fatica ad ascoltare, e soprattutto senza la mediazione di questo microfono non ci sarebbe lingua, non ci sarebbe evento comunicativo, come si diceva prima, d'accordo. Cioè è necessario che passino dei suoni, che escano dalla mia bocca e arrivino alle vostre orecchie tramite per esempio delle tecnologie come che amplificano la voce. Sta in questo la lingua? Sì e no, ma io direi soprattutto no, nel senso che senza il microfono, cioè senza il suono, la lingua non ci sarebbe, perché non arriva nulla, non parte nulla e non arriva nulla. Ma non sta nel suono la lingua. E basterebbe fare un esempio semplicissimo. Per esempio, poniamo che questo microfono venga a un certo punto acchiappato da qualcuno che parla una lingua che nessuno di noi conosce. Una lingua esistente, che nessuno di noi conosce, poniamo una lingua asiatica, non lo so, magari ci sarà qualcuno qui che le conosce, diciamo, e noi sentiremmo cosa? Un flusso di suoni. E allora perché se i suoni li abbiamo sentiti perfettamente, il microfono funzionava perfettamente, non abbiamo capito nulla? Non so se è chiaro quello che sto cercando di dirvi. Perché la lingua non sta nei suoni. Che se stesse nei suoni basterebbe avere delle buone orecchie e dei buoni microfoni per conoscere tutte le lingue. Perché non conosciamo tutte le lingue anche se sentiamo perfettamente quei suoni? Perché non li sentiamo perfettamente, cioè perché non li distinguiamo l'uno dall'altro, non li separiamo, non li articoliamo. La lingua, come sappiamo, è un evento meraviglioso, nel senso di difficilmente acchiappabile, perché è un'operazione doppia. Da un lato dobbiamo distinguere i suoni, saper parlare bene significa sapere articolare i suoni, saper capire bene significa innanzitutto cogliere le differenze tra i suoni, non sentire il flusso dei suoni, ma sentire parole, frasi, testi, eccetera. Contemporaneamente, solo grazie a questa operazione possiamo cogliere i significati. Allora, un grande linguista, dato che qui è stato già citato qualche nome, un grande linguista dell'inizio del secolo scorso, che si chiamava Ferdinand de Saussure, che poi morì senza riuscire a scrivere quasi nulla, tranne la sua tesi di dottorato, ha detto una cosa fondamentale, ha detto: guardate, le lingue non sono sostanze, sono forme, cioè non esistono, sono pure astrazioni. Lui diceva: sono differenze pure, non ci sono termini positivi nella lingua. Questo credo che sia già un primo motivo di meraviglia su cui forse potremo discutere. Magari poi nel secondo passaggio dico il secondo. Sì, una parola per ringraziare intanto, innanzitutto, gli organizzatori, non solo per l'invito, ma per la continuità, pensando all'anno scorso, agli anni precedenti, con cui questa idea di comodamente continua, insomma, ecco, che trovo una cosa molto originale, nella misura in cui rimane aderente ai terreni, cioè agli aspetti locali, ecco. Nel senso che, per esempio, io sono mezzo originario, insomma, dei miei genitori, sono mezzo originario di Vittorio Veneto, nel senso che la mamma era cresciuta a Costa di Vittorio Veneto. E stamattina, sul suggerimento di Iones De Luca, ho visto l'Italcementi, cioè mi sono incamminato fra la chiesa e il campanile, dove c'è il parcheggio, e ho fatto quella stradina che passa al di là del Meschio, e in una cornice che non avevo mai conosciuto e che non ero neanche riuscito ad immaginare. Per cui a un certo punto, voltandomi, ho visto che vedevo Vittorio da un'altra angolatura che non avevo mai osservato.
e mi sono trovato ad assistere alla compenetrazione di questa veduta di oggi, di stamattina, a quelle sedimentate, cioè a quelle che negli anni si sono sedimentate, e vado molto indietro con queste vedute sedimentate, nel senso che da questa parte dell'ombra, per esempio, della piazza, pur vedendo le persone che ci sono adesso, non posso fare a meno di non intravedere quelle che la memoria mi risveglia legate al mercato del lunedì mattina a Vittorio Veneto, soprattutto da questo lato dove c'erano alcune famiglie vittoriesi che portavano la verdura, non so, dico Camillo Pontini per esempio, o i Bet, la famiglia dei Bet, che erano da questa parte qua. Questo per dire, e qui vengo probabilmente ai quesiti anche posti da Perissinotto e da Marrone, che per quanto si debba fare uno sforzo per prescindere dalle parole e cogliere le forme, cioè raggiungere l'architettura concettuale che precede il fatto di pronunciare delle parole o delle frasi di una lingua o di un'altra, c'è, secondo, dal mio punto di vista come psicoanalista e come psichiatra, c'è una compenetrazione con i terreni, tra parola e terreno, che può essere che possa in certi momenti indulgere ad una qualche ontologia, e può essere che sia giusto stare attenti all'ossessione ontologica, cioè al fatto di trasformare le parole in cose, ma che al tempo stesso, se la parola diventa solo un soffio, solo una scaglia in un qualche modo di un gioco linguistico che non ha più nessuna radice, in effetti per noi psichiatri e psicoanalisti la comunicazione interumana assume più, come dire, un carattere ludico, trasgressivo, di velocizzazione rispetto al corpo, cioè rispetto alla natura corporea e a quell'infiltrazione sensoriale per cui una parola evoca un luogo, ma non è solo un luogo. E qui vengo a quest'idea che volevo comunicare e mi soffermo solo su questa. Non è solo un luogo, ha a che fare con le parole che abbiamo sentito e con chi le ha fatte risuonare per noi la prima volta. E quindi accanto al terreno emergono dei volti, delle figure, degli ammiccamenti, delle posture, come diceva anche prima Perissinotto, alla luce delle quali noi ci rendiamo conto che la parola che affiora alle labbra è tutt'uno con le labbra da cui l'abbiamo sentita pronunciare la prima volta. Io passo spesso per Vittorio Veneto, dalla laguna dove abito, diremo da Venezia, per andare in Pusteria, ma vi assicuro che finché sono nella pianura rimango dentro alla lingua lagunare veneziana. Nel momento in cui arrivo sulla pedemontana incomincio a sentire che mi affiorano alle labbra altre parole e vi sfido a dire che non sono legate a delle labbra, cioè a dei volti di persone che abbiamo conosciuto, che abbiamo amato, che ancora per fortuna ci sono, e ad altre che non ci sono più. Quindi c'è, come dire, un rimescolarsi del terreno,
tra il presente e il passato, e c'è un'evocazione continua di presenze. Ecco. Poi quando arrivo su, da dove proveniva invece mio padre, cioè verso l'Alpago, sento già la variazione, perché qui il dialetto è più dolce, andando su è tronco. Poi se vado più su, sento che cambia. Cadorino, e poi sento che effettivamente c'è un'altra lingua, e sento il bisogno di radicarmi nella mia per non lasciarmi assimilare del tutto su altri modi di dire che non sono legati a quei volti. Ecco. Per gli addetti ai lavori, dato che vedo che ci sono anche colleghi psicoterapeuti e psicoanalisti, siamo nella griglia di Bion. Wilfred Bion è stato un grande psicoanalista dopo Freud, e sulla linea C di Bion, più precisamente sulla C3, cioè là dove le parole che ci affiorano alle labbra sono tutt'uno con i pensieri del sogno e con le immagini che al risveglio conserviamo di un sogno appena avuto, e si mescolano ai racconti esemplari di una comunità, come se tra sogno, racconti personali, personificazioni familiari e personaggi reali, più o meno noti, che incontriamo nella vita di ogni giorno o di cui la cultura ci racconta, avviene questa sorta di mescolanza di personificazioni. Un'ultima cosa, perché mi sono soffermato su questo? Perché un eccesso di formalizzazione, ho l'impressione che ci porta, come diceva Perisinotto all'inizio, ad ascoltare chi è parlante in relazione soprattutto al fatto che debba mantenere una certa regolarità o una certa prevedibilità in quello che sta per dire, e che ci accorgiamo della lingua solo se compie un lapsus, o se non gli viene la parola nel momento in cui abbiamo l'impressione che la stia cercando. Questa immagine funzionale di un essere umano in relazione al linguaggio, cioè in relazione strettamente all'abilità che ha di trasformare la linea C, cioè quel pentolone di immagini e di personaggi, di sussurri e di ammiccamenti, di corpi in movimento o di corpi ormai immobili, scompare, e noi perdiamo il senso della carità comunicativa, cioè del che cosa vuol dire ascoltare se un altro che ci sta parlando sta compiendo questo lavoro, cioè sta compiendo, alla luce di un affollamento che ha dentro di lui, di tante personificazioni di diversa provenienza, il fatto di isolare una frase compiuta, cioè di trasformare tutto questo in un discorso lineare e comprensibile, che è una cosa di fronte alla quale nella vita comune è anche giusto dare per scontato che la gente sappia parlare, ma che per uno psicoanalista che vede le cose in questa chiave suscita sempre un profondo sentimento di commozione, perché si percepisce la fatica, lo sforzo di esistere per se stesso che fa uscendo da quella moltitudine interiore. Vi ringrazio. Sì. L'ossessione delle città è la ZTL, o il ZTL, dovremmo discuterlo. Sapete, per entrare finalmente nel centro. Una settimana fa vedo finalmente scritto varco attivo. E quindi io con la macchina prendo il passo, è attivo, un varco. Il vigile mi ferma, guardi che è attivo a Roma. Scusi, se è attivo vuol dire che posso passare. No, lei può passare quando il varco è inattivo. Ma
scusi, se è attivo il varco io devo passare, altrimenti non sarebbe un varco. D'altra parte gli Appennini hanno legato l'Umbria alle Marche. Quando dividevano i popoli erano fiumi, o nel caso erano il limes, ma non un varco. Un varco è fatto per passare. Quindi un varco attivo vuol dire poter passare. No, signori, l'interdizione del virus meraviglioso della lingua può portare anche a queste follie, cioè al fatto che io ho dovuto pagare la multa e non c'è stato niente da fare. Come d'altra parte, se uno ci pensa poi bene bene, se voi dite in giro, questo soprattutto a Roma, non so, nella vostra comunità, se voi dite in giro, allora quanto debbo 5 euro, si sente una forma di solecismo, cioè un po' bruttino, no? Sei un po' provinciale, un po' caffone, 5 euro, si dice 5 euro. È ovvio, 1000 euro, non 1000 euro. Il caro Siriani, storico della lingua, diceva, no, ma dovremmo dire in realtà euro, come si dice dollaro dollari, marco marchi, franco franchi, che è un'altra cosa. Ma insomma, si deve sempre usare il plurale. Perché usiamo il singolare? Perché noi siamo la prima generazione che sta vivendo un vero dramma, nonostante il nostro Mario Monti che ci ascolta comunque, quindi parlatene bene. Noi stiamo assistendo a questo fatto. Non possiamo dire io ho in tasca 10 euro, perché in realtà nel momento in cui io dico io ho in tasca 10 euro, sto sottintendendo quello che la generazione nostra ha vissuto nel cambio. Cioè io sto, ho in tasca dei soldi nazionali e sovrani resi in euro. Il singolare euro vuol dire in. Che vuol dire questo però? Che noi non abbiamo un rapporto labiale, corporale con il denaro. Il denaro non è più qualcosa che ci compete, non c'è alcuna sovranità nel denaro in questo momento. Maastricht, l'Europa del Nord. Pensateci bene, utilizziamo una parola, vi ricordate il famoso film L'Argent, film bellissimo, dove appunto il denaro serviva a mettere in contatto le persone, no? Il denaro è merce, quel capolavoro, quei capitoli bellissimi del Capitale di Marx, in cui proprio la filosofia dello scambio, no? Indica che il denaro è linguaggio prima che essere alienazione. Ebbene, noi utilizziamo un denaro che non ci appartiene perché è reso forma astratta, non euro ma euro. Ieri sera, se vi dico queste follie non vi preoccupate, anzi mi metto pure così perché ho dormito 1 ora e 20, che la mia età vuol dire è come il crack praticamente, quindi non vi preoccupate se sembro pazzo. Venendo da molto lontano con la macchina, anche qui un fatto molto affascinante di linguaggio, amico mio, siccome dovete sapere, tante volte vi dovesse servire, che da Fano a Pesaro si interrompe l'autostrada, si interrompe perché stanno facendo dei lavori e tu sei costretto ad andare a Pesaro e farti di notte tutte le fiere paesane, tutta la movida, e tu ti ritrovi anche alle 2:30 di notte a dover fare la fila. Ebbene, superata questa, caro Massimo, questa ansia e ripresa appunto l'autostrada, nel silenzio dell'autostrada, quando finalmente puoi correre, vedi in lontananza delle luci fantastiche che si accendono. Tanto, tanto. Chi ci sarà? Un altro cantiere, quel famoso man at work, che non si dice così in inglese, ma non riusciamo a far capire che non si dice, come non si dice il vertice a Bruxelles, quando ci si incontra fra sovranità, è bilaterale, ha detto anche Monti, non è un vertice, no? È bilaterale, ma comunque non importa. Queste luci. E allora ti viene la paura, perché tu sai che quella cosa lì, quel contesto, quel segno, serve solo per dirti, stai attento, qui c'è una cosa di grave. Quegli uomini che stanno lavorando in realtà forse sono spiaccicati. Stai attento, devi fermarti. E tu guardi da lontano e direi, oddio mio, farò un'altra ora di fila, saremo fermi alla coda. Ti avvicini, sei miope come me, ti avvicini, guardi, e c'è scritto semplicemente buon rientro dalle vacanze. E io dico, è un linguaggio virus, virulento, che fa del male. E quando è che fa molto del male il linguaggio virus? 1619, e sono serio, un capolavoro è l'Storia del Concilio Tridentino, Paolo Sarpi, povero uomo,
uno che cercava di trovare un senso alla Chiesa Cattolica senza dover adeguarsi, no? Cedere, diciamo così, ai riformati, ai protestanti. Vi ricordo che nel 31 ottobre 1517 l'eremitano lì, Lutero, aveva messo appunto le famose 95 tesi, quindi si è spaccato il mondo. Noi pensiamo che tutto sia quello che facciamo noi oggi fondamentale, no? Draghi ha cambiato la storia del Novecento. Non è così. Ci sono stati dei momenti più seri in Europa. Paolo Sarpi, dunque, subisce di tutto, sicari, una storia fantastica. Alla fine sta per morire e scrive appunto una letterina a un amico. E lui, dove lui dice una cosa che è sorprendente, che è questa. Devo dirla in latino perché scritta in latino, poi la traduco, tutti sappiamo il latino, ma è meglio rammentarlo. Personam coactus fero. Ho portato prigioniero, sottintendiamo per tutta la vita, la maschera. Licet in Italia nemo, sine ea esse possit. Non è lecito in questo paese che qualcuno se la toglia. È drammatico, è tragico, è il nostro paese. Le cadute del nostro paese sono a livello banale. Quando io chiamo una persona, come mi è successo, una segretaria per una certa cosa di un contratto, per una cosa RAI, e questa signora mi dice, professore, la ricolla, ti può venire il diabete in quel momento, fulminante. Perché dire ricolla a qualcuno, o far passare l'idea che la lingua inglese sia la lingua della modernità, che dunque la lingua italiana sia la lingua dei sentimenti o delle battute, e quindi alla fine non sia una lingua, ma una forma di lingua, sia vernacolo, alla fine, è come portare un comico a dire le parolacce per far ridere la gente. È il momento della fine di una lingua. Anche noi abbiamo il nostro Amleto, non avremo Copernico, ma il nostro Amleto. Amleto chi è? Quando racconta che un popolo si spegne. Non è tanto un dramma psicanalitico, secondo me, è il racconto, diceva Piero Gobetti, non è una mia tesi, è quando il popolo si spegne. Allora cosa c'è nella frase di Paolo Sarpi, oltre alla tragedia tangibile che tutti noi italiani, cittadini italiani, proviamo? C'è un fatto drammatico. La parola persona in latino, che vuol dire maschera, in realtà non vuol dire proprio la maschera. È una cosa, adesso non vi faccio perdere tempo, beneficio d'inventario. Tant'è vero che la vera etimologia non è tanto la parola greca, ma una parola che in latino vuol dire la capacità di farmi parlare, di parlare e di farmi ascoltare, no? Personare, no? In realtà nella persona c'è la carità, dicevi te, no? Molto bella, la carità dell'ascolto. Cicerone, quando parla di persona, lo traduce come dignità, decenza. Allora io dico e concludo questo mio piccolo discorso. Se oggi la maschera, la persona, è soltanto un valore tragico, questo è un paese spietato che fa di tutto per delegittimare tutti. Se tu vai in televisione perché sei raccomandato, se tu appunto scrivi ma non sei dell'università, non puoi interessarti di cose. Io ho conosciuto professori universitari che si sono offesi perché qualcuno avesse mai scritto una pagina su Kant. Una cosa folle. I magistrati che delegittimano, lo sapete, i politici poi, senza pensarci. La vergogna di una maschera che ha perso completamente la dignità da cui veniamo. La maschera come decenza. Per Paolo Pasolini, facendo il critico letterario, dovrei parlare di letteratura, diceva una cosa molto semplice. Solo l'amore, solo il conoscere conta. Da angoscia vivere con un amore consumato, l'anima, vi dico l'anima, non cresce più. E questo è il punto. La virulenza meravigliosa ma tragica della vita è quando le parole non solo perdono la carità, la corporalità, in questo senso la lingua non è sostanza nel senso dell'ontologia, ma la lingua è corpo, quindi è una forma della sostanza, perdonami. La lingua non è denominazione. Adamo non è che fa solo, so che è molta linguistica, Adamo non è che va a enunciare. Adamo nella Bibbia, che si chiama Adam, Dio gli dice fai Adamach,
che in ebraico vuol dire rendi tutto ciò creativo come Adamo, perché Adamo è io e te, io e te, io Dio e te Adamo, insieme nella creazione. L'inizio della Bibbia è affascinante, perdonatemi, è la mia passione teologica. Non è Dio creò il cielo e la terra. Bereshit, Baha, Elohim, vuol dire una cosa molto più bella. Come donna apriamo e realizziamo il mondo insieme. È bellissimo questo, scusate, è bellissimo questo. Per questo hanno ucciso quella povera gente, perché credeva nella creazione più che in Dio. Allora, sono tante le cose da dire nella lingua. Io dico e concludo dicendo solo un fatto. La patria è solo di chi l'ama. Allora dobbiamo amare la capacità di lucidità, di chiarezza, di espressione, di memoria, di tradizione, di ascolto, di gloria, lo diceva appunto Dante, di gloria della lingua. In questo modo noi torneremo a essere quello per cui siamo nati, una generazione che deve lavorare per i più giovani. Bertolt Brecht, in una famosa poesia, diceva: anche noi avremmo voluto parlarvi di amore, anche noi avremmo voluto parlarvi di saggezza, anche noi avremmo voluto parlarvi di luce. Non ci è stato possibile. Perdonateci per quello che vi lasciamo. Noi non possiamo dire questo. Non possiamo chiedere perdono per quello che lasciamo. Dobbiamo invece chiedere qualcosa che non sia mai il corollario del perdono, che è l'indignazione. Noi dobbiamo assolutamente ritrovare la dignità nella persona, nella maschera pur italiana che noi siamo, nella lingua grandissima che pensiamo, nella lingua che è importante non perché ha fatto il Rinascimento e quanto altro, ma per il semplice fatto che deve ancora farlo il Rinascimento. Quello che dobbiamo fare sarà splendido. Certo, dobbiamo, e non voglio toccare le sensibilità di nessuno, dobbiamo chiuderla con le persone che scambiano la morale pubblica come uno spettacolino. Dobbiamo chiuderla con la insufficienza intellettuale dei politici, dei professori, degli scrittori, dei poeti e quanto altro. Dobbiamo chiuderla tutto questo. Se la chiudiamo, ma come? Ciascuno di noi, semplicemente, il grande Settembrini in carcere, e finisco davvero, traduce Luciano e in un famoso passaggio dice: io benedico Luciano, scrittore dell'antichità, mi ha salvato dentro la prigione, coactus, chi ci salverà se non i poeti? Dobbiamo crederci. Grazie. Intendevo partire dicendo che io non sono uno specialista della lingua, sono un dilettante e parlo in quanto ho fatto dei tentativi di poesia. E in questo senso dilettante mi sento e penso di rimanere. Ecco, collegandomi agli interventi precedenti, a quello del professor Marrone, che diceva appunto, quello che è un assioma generale, che la lingua in fondo non si usura, ma cambia, e appunto perché cambia e viva. E io volevo dire che questo io lo avverto come per la mia esperienza personale di parlante di dialetto di italiano e di uno che ha scritto in dialetto anche in italiano. Lo sento più normale per l'italiano, perché lo vedo come il luogo dell'incontro delle differenze, di terra di nessuno, di lingua di nessuno e quindi di tutti, come è stato un po' per i miei antenati nel Midwest, in cui essendoci 4-5 famiglie di regioni italiane diverse, era inevitabile parlare l'italiano come unico ponte possibile. Ecco, voglio dire che questo però per il dialetto lo sento meno, non so perché, magari non ho neanche un fondamento teoretico per affermare questo. Io dico che quando uso il dialetto e quando vedo un problema di usura rispetto al dialetto, sto parlando appunto di usura di linguaggi, lì lo sento più proprio il termine, perché probabilmente perché
Il dialetto è la forma significante linguisticamente di tutta una cultura, è di una cultura che richiama subito un armamentario sapienziale, rituale, molto statico e in certo senso che dogmatico. Mi sembra di accostarmi, per dirla in termini un po' sussuriani, a una Lang, Lang come cultura articolata complessiva, qualcosa che è anche un po' ipostatizzato e nel mio senso anche sacrale. Ecco, per collegarmi a quello che diceva il professor Boccanegra, di accostarmi proprio a un terreno, a delle laringi, a dei necessari mani, tutto sommato. Quindi avverto questa differenza, per cui il senso del sovvertimento della lingua lo avverto più nel dialetto, anzi lo avverto quasi come una forma di profanazione. Intanto sono convinto che esiste una differenza notevole fra i due codici, anche se una volta mi è capitato un poeta dialettale molto più importante di me di essere interrotto e di dire che dirmi, lui mi ha detto che non era d'accordo sul fatto che io avevo detto che comunque il dialetto, uno che fa il tentativo di poesia in dialetto deve porsi il problema, farsi carico del problema di usarlo secondo come l'ha sentito usare da una certa comunità di carlanti in cui è nato, che ha seguito nel corso della sua vita. E ho detto ad ogni modo come cautela che questo discorso vale individualmente, perché c'è anche chi ha parlato il dialetto nelle aule d'università, quindi ha miscidato termini specialistici e termini del parlare comune. Mi ha interrotto anche di brutto dicendo non sono d'accordo, col dialetto si può dire tutto. Io posso solo concludere per me stesso che lui è molto più bravo di me, perché io col dialetto non riesco a dire tutto. O riesco a dire solo attraverso certe acrobazie. Il dialetto, specie un dialetto marginale come quello che è mio, era legato a funzioni pragmatiche. Sì, poi era il linguaggio anche della quotidianità, dell'affettività, come si suole dire, ma come tale è praticamente privo di termini astratti. Quindi non posso dire che col dialetto faccio un linguaggio di grande astrazione. E certi, il discrimine c'è anche mentale, perché io mi accorgo che certe cose le posso pensare solo in italiano, mentre altre mi vengono naturalmente in dialetto. E è gioco forza per allargare la possibilità di espressione di un codice, fra virgolette, diciamo povero, ricorrere a delle perifrasi, a delle metaforizzazioni di referenti, per cui si può dire molto, ma si può dire molto in questo senso, attraverso queste acrobazie linguistiche, che poi saranno anche funzionali alla poesia, perché siccome la poesia è un linguaggio allusivo, e quindi questo avvicinamento dei contenuti per perifrasi e per metafore probabilmente è funzionale, visto che la poesia è anche l'arte di dire non dicendo, o viceversa, è anche un luogo dell'ambiguità. Però io questa frattura, diciamo, linguistica interiore la sento in modo abbastanza netto. Ecco, uno potrà anche ricorrere a una perifrasi in dialetto per significare un contenuto astratto senza far violenza al dialetto come l'ha usato e lo sento parlare. E può anche andare, però uno quando si trova una collusione di due o tre concetti astratti, come fa a addossare l'una all'altra tre perifrasi? Salta fuori una cosa quantomeno cacofonica, e la collusione diventa immediatamente una collisione. Ecco, io appunto volevo collegarmi a questo concetto di vaccino, che c'è il vaccino rispetto al fascino della lingua, ma quando uno pensa al vaccino ricorre tutto il pensiero a una cosa medica, e mi ha pensato il vaccino perché la lingua non cambi oltre un certo punto, perché c'è un punto in cui la lingua, per esempio per il dialetto, questo come ho detto l'ho detto direttamente, la lingua è fatta di cambiamenti, di mediazioni, a parte che il dialetto ha mutuato anche termini della politica, dell'economia, ma si capisce che in certi casi hanno delle frizioni da scintille all'interno di tutto l'apparato semantico. E c'è sempre il discorso che vale anche così lattamente, visto che è stato giustamente in modo confortante sollecitato anche il pensiero politico-linguistico, diciamo,
La lingua ha un momento, e io l'avverto soprattutto per quanto riguarda il dialetto, che come va bene la democrazia, anche la lingua è fatta di mediazioni, però il problema di uno che fa l'esercizio della politica è un esercizio difficilissimo e in quanto tale dovrebbe essere di concerto nobile, è costretto a mediazioni continue, però c'è un problema in questo esercizio, che uno poi a un certo punto deve chiedersi se è diventato qualcos'altro, o se è diventato l'opposto di quello che era quando è partito. E io questo soprattutto appunto l'ho avverto non per l'esercizio della lingua italiana, che l'ho avverto così ovviamente per la mia crescita linguistica in termini che ha avuto luogo in termini di sinapsi, collegamenti fra una lingua e l'altra, l'ho avverto più non per l'italiano, appunto che vedo come lingua della coinè, ma l'ho avverto appunto per il dialetto come una cosa che non deve e non può divenire, pur dovendo un po' cambiare, perché se per pena di non essere una lingua morta, per non diventare qualcosa che è assolutamente altro e che tradisce quel terreno, quelle laringi, quei volti, quei necessari mani, insomma. Sì, dico un'ovvietà, osservando che in questo giro di considerazioni sono emersi tanti di quei temi e anche su livelli molto diversi che come sempre succede quando ci si avvia magari verso la conclusione di un incontro si inizia e si dovrebbe davvero iniziare a discutere. Credo che la cosa più razionale da fare in questo contesto è di fare un altro giro chiedendo un po' ma di reagire a quello che gli altri hanno detto, insomma, non è obbligatorio. Faccio solo due considerazioni da parte mia. O meglio, enuncio qualche perplessità su due temi che pure vengono fuori necessariamente quando si parla di queste cose, si parla di linguaggio. Il primo tema è: esistono lingue o esiste la lingua piuttosto che il dialetto? Sempre che sappiamo che cos'è il dialetto rispetto alla lingua, lingue che per così dire o hanno capacità espressive o sono più utili a fare cose rispetto ad altre. Ecco, su questa impostazione io ho molti problemi, ma faccio solo un esempio è più semplice. Sappiamo o non sappiamo il tedesco? Più o meno noi abbiamo l'idea che il tedesco sia una lingua non solo di paroloni, semplicemente hanno un sistema di composizione delle parole diverso dal nostro, ma una lingua molto astratta, perché noi sentiamo quel Schaft, Wissenschaft, tutte queste cose qua. D'altra parte la lingua tedesca è legata a una delle dei periodi più forti e significativi della filosofia, l'idealismo tedesco, Kant. Ecco, se noi andiamo indietro di 100 anni rispetto all'idealismo tedesco e leggiamo un saggio del 1692 di Leibniz, un grande filosofo tedesco, Leibniz si chiede quale lingua è più adatta per fare una serie di cose e dà questa risposta: se vuoi fare metafisica, il francese. Se vuoi fare logica e matematica, il latino. Se ti interessano le cose concrete, i lavori manuali, l'artigianato, il tedesco. Il tedesco. Curiosamente non c'è l'inglese che adesso, ma per un motivo molto semplice, contingente, che il nostro Leibniz non conosceva l'inglese. E il fatto che indichi il francese come la lingua della metafisica ha un motivo molto semplice e contingente, perché nel 600 il punto di riferimento del discorso metafisico era Cartesio, che scriveva in latino e in francese, e il fatto che indichi il latino
è semplicemente perché era così che lo studio logico attraverso la grammatica arrivava al 600. Dico tutto questo perché non vorrei che dietro le questioni se una lingua serve di più, questo e quest'altro, ci fossero semplicemente delle contingenze legate alle questioni. E il fatto che se io parlo male il mio dialetto, ma certe volte sento dire che ma in che lingua vuoi poter dire freschin? Che se non capisco bene è male, è l'odore che dà, che resta quando hai fatto pesce e non hai lavato bene i piatti. Ma io vi ho appena detto che cos'è il freschino. Ecco, anche qui il problema di andare troppo sul lessico rischia l'ovvio, il fatto che è chiaro che io non so un mucchio di parole della civiltà contadina, ma figli miei, perché non c'è più la civiltà contadina? Cioè, voglio dire, c'è un po' il pericolo di attribuire alla lingua mutamenti, trasformazioni, capacità che sono della lingua, perché però sono in un tutto insieme di fenomeni, soprattutto quanto riguarda le parole, cioè il lessico. È chiaro che il lessico è strettamente legato alla cultura in cui operiamo, sia individualmente sia socialmente. Insomma, io so delle parole che voi non sapete perché ho studiato filosofia e chi non l'ha studiata non le sa. Chi andate dal calzolaio sa il nome di tutti gli strumenti e io non li so. Non è che ci sia una lingua del calzolaio molto più espressiva della mia, semplicemente lui sa quelle cose. L'ho messa un po' così ironicamente, però bisogna evitare di dare alla lingua poteri e capacità che sono più in generale dei nostri mutamenti storici, culturali, umani, esistenziali. La seconda osservazione, mi collego al bellissimo intervento di Gigi Boccanegra, su una cosa ha ragione, vista dalla mia, chiamiamola, professione di filosofo del linguaggio, che gran parte della filosofia del linguaggio, a partire da quello che è considerato il fondatore, Frege, fine 800, ha considerato la dimensione soggettiva come qualcosa di inessenziale. Ora, Frege era così, forse poco raffinato su questo punto, da pensare che era una cosa da lasciare ai poeti, dimenticando che la dimensione soggettiva, per esempio l'intonazione, i tratti sovrasegmentali, ha effetti semantici, soprattutto nel parlato. Non vi faccio l'esempio che faccio sempre di stupido e tesoro, anzi ve lo faccio velocemente. Se io chiedo sulla base del vocabolario, volete che la persona che amate o a cui tenete vi chiami tesoro o stupido, tutti voi direte tesoro. Basta immaginare una situazione in cui siete arrivati in ritardo a un appuntamento e la persona che amate vi dice sei proprio un tesoro. Oppure gli portate per il compleanno 127 rose rosse, vi guarda negli occhi e vi dice che stupido che sei. Allora il vocabolario non è una buona guida per decidere che cosa volete farvi dire, ma è un semplice esempio per dire, ho detto 127 perché è un caso specifico che conosco di un mio dottorando che è innamoratosi di una studentessa Erasmus, ha creduto di esagerare portando questo numero assurdo di rose e questo non lo ha più guardato in faccia ritenendolo giustamente pazzo. Vabbè, è stupido. Ecco, quindi in questo senso c'è una dimensione, Frege la chiamava, oggi si direbbero le immagini mentali, le associazioni, perché il problema era che il soggettivo è privato. E quindi se è privato non entra nel circuito della comunicazione. Ecco, gran parte della filosofia del linguaggio e della linguistica ha rotto questo mito che il soggettivo sia il privato, quindi l'inaccessibile,
perché il soggettivo va dentro la lingua, la modifica e non è un aspetto secondario, ma come questo esempio stupido che vi ho fatto, il tesoro, ne modifica addirittura la dimensione semantica. Per non conservare nella vostra memoria l'idea che io possa essere formalista solo perché dicevo che la lingua è una forma, come fosse colpa mia, ma non è colpa mia, le cose stanno più o meno così. Allora, è per risvegliare il torpore che vedo si sta in tutti noi un po', e soprattutto per creare un po' di angoscia, almeno in me, mentre sentivo parlare delle questioni relative al dialetto, delle perifrasi, delle metafore, mi veniva in mente quella frase che un signore che dalle mie parti ha avuto un certo peso nella storia siciliana, cioè Totò Riina, qualcuno ricorderà, ahimè, purtroppo, quando gli chiedevano: ma perché hai fatto ammazzare quello lì? Lui rispondeva: zuppichia, che significa zoppica. Era una splendida metafora, ma lui non era un poeta. Scusate, ho detto che volevo cercare di svegliare un po'. Sì. Quindi la cosa è più bella. Sì. Rallegri un po' gli anni. Sì, sì. Però volevo prendere un passaggio forse relativo al problema del pazzo, appunto, o dello zoppicare. E nel lavoro, diremo, istituzionale dello psicoanalista, cioè quello che si compie prevalentemente nelle strutture sanitarie di psichiatria, e spesso, invece che una relazione, un tête-à-tête, come di solito si ha presente come stereotipo della psicoanalisi, l'analista si trova ad ascoltare nella riunione di equipe la ricostruzione che viene fatta del caso clinico partendo da una cartella che non conosce di persona, ma che si arricchisce attraverso le associazioni degli infermieri o degli psicologi o dei medici, di frammenti di quotidianità attraverso i quali è possibile costruire la verosimiglianza del fatto che quella persona possa essere andata incontro in certi momenti alla perdita del proprio equilibrio mentale o attraverso uno stato di confusione, oppure reagendo alla confusione attraverso un ordinamento sistematico eccessivo dei suoi pensieri, cioè attraverso il delirio. Ecco, il punto su cui mi sembrava che poteva essere utile tornare è che alla fine delle riunioni i componenti che hanno partecipato a questo lavoro ricostruttivo hanno un senso di incredulità. Cioè, ma come mai all'inizio parlavamo di quella persona in quel determinato modo, come se fosse qualcosa che è là fuori e che cercavamo di descrivere con un determinato lessico, e adesso che ne abbiamo ricostruito la storia e che abbiamo ripercorso certi passaggi in cui si è trovato ad attraversare delle angosce che anche noi al suo posto non sappiamo se saremmo riusciti a mantenere o meno il nostro equilibrio, quella persona non diventa più un cliché clinico, ma diventa un destino, cioè diventa qualcosa che interpella ciascuno alla luce del confronto che fa con la propria esistenza. A quel punto le parole cambiano significato. Cioè, mentre prima sono degli strumenti che utilizziamo, come dicevi anche tu a proposito del nominare, no? In realtà, riattraversando la verosimiglianza
e la coesistenza di entrambi nei confronti di quelle angosce, ciascuno di noi si trova ad essere trasformato dentro di sé, si accorge che no, spesso si finisce con questo sentimento un po', come dire, di meraviglia, dicendo: ma come potevamo all'inizio parlare di quella persona in quel determinato modo? Adesso, alla luce del suo destino, anche il nostro risulta parzialmente modificato e ci vediamo diversamente gli uni con gli altri e pronunciamo le parole e qui, direi, avviene una trasformazione. Pronunciamo le parole con la nostra voce. E quindi, come dire, come qualcosa che si è compenetrato dentro di noi e vogliamo pronunciarle, cioè sono diventate nostre. Ecco, volevo dire qualcosa appunto su questo, perché mi sembrava che la follia altrimenti rimane sempre come un elemento alieno, come se non si potessero descrivere delle trasformazioni che avvengono anche dentro di noi e sul nostro modo di parlare a mano che si avvicinano o si riesce ad avvicinarsi tangenzialmente. E questo lo si riesce a fare in gruppo ed è rischioso farlo da soli. Ecco, questo direi.